Tra le indicazioni che riceverete da qualsiasi nutrizionista ci sarà sicuramente anche quella di limitare il più possibile l'eccesso di zuccheri. Perché? Dobbiamo pensare che ogni volta che mangiamo vengono introdotti all'interno del nostro corpo degli zuccheri che a livello chimico vengono chiamati glucosio. Questo glucosio, quindi questo zucchero, deve essere portato all'interno delle cellule affinché queste cellule possano svolgere le loro funzioni, che sono molto importanti. Questo è possibile grazie all'insulina, che è un ormone che viene prodotto dal nostro pancreas e che permette proprio l'entrata del glucosio all'interno delle cellule. Quindi possiamo immaginare l'insulina come una chiave che permette appunto l'apertura delle cellule e l'entrata del glucosio al loro interno. Quando però assumiamo una quantità eccessiva di zuccheri ogni giorno per un lungo periodo di tempo, questo può portare a far sì che l'insulina non sia più in grado di portare lo zucchero, il glucosio all'interno delle cellule e per cui questo glucosio rimane in circolo, rimane nel sangue e può portare a una condizione che viene chiamata di iperglicemia e che possiamo vedere dai nostri esami del sangue. L'iperglicemia poi può sfociare anche nel diabete, quindi in una vera e propria patologia. E vi consiglio di rivedere la videopillola di qualche settimana fa dove abbiamo parlato proprio del diabete e quindi di come contrastarlo. Ma oltre a questo grandissimo problema del diabete, dobbiamo sapere che un eccessivo consumo di zuccheri per un lungo periodo di tempo porta all'acceleramento del nostro invecchiamento, perché lo zucchero è uno dei principali attivatori di alcuni meccanismi che sono sempre presenti all'interno delle cellule e che sono appunto dei meccanismi pro-invecchiamento. E quanto zucchero possiamo consumare? Le indicazioni internazionali parlano del 15% del nostro introito calorico totale. Che cosa significa? Significa che dobbiamo consumare al massimo il 15% delle calorie totali. Quindi, facendo un esempio, se noi consumiamo 2000 kcal al giorno, in termini di zuccheri possiamo consumarne al massimo 75 grammi. 75 grammi non sembrano pochi in realtà, ma dobbiamo pensare che all'interno di questo numero dobbiamo contare anche lo zucchero presente in altri alimenti, che non sono solo i dolciumi o lo zucchero che aggiungiamo al caffè. Dobbiamo contare in questi 75 grammi anche lo zucchero che si trova nella pasta, nel pane, nel riso, nelle patate, nella frutta, nella verdura, quindi anche negli alimenti che sono sani o che lo sono potenzialmente. Facciamo un esempio, se noi consumiamo 3 mele, ecco che abbiamo già raggiunto solo con le 3 mele i 75 grammi di zuccheri ed è anche per questo che viene raccomandato all'interno di una dieta sana di consumare solamente un frutto al giorno, un frutto di dimensioni medie, quindi stiamo parlando di 150-200 grammi. Ecco quindi quali sono i problemi legati a un'eccessiva assunzione di zuccheri. Nei prossimi video vi parlerò di altri nutrienti.